Good evening from Rome to all of you, and especially to our followers on social media. On the way towards the CDF Plenary Assembly this evening, we would like to present the reality and future perspectives of the Central European sub-region through the interventions of some representatives of the institutions that compose it. All of our speakers are committed to witnessing a focus on biblical formation and biblical animation of pastoral care in this area of the world. Today we will have the honor to hear four of them. The first one is Father Eduard Patrașcu from Romania, who will introduce the Central European sub-region. Father Patrașcu was born in Romania and is a priest since 2005. He got a licentiate in Sacred Scriptures from the Pontifical Biblical Institute of Rome and is a professor at the Institute of Roman Catholic Theology, San Jose in Iasi. He is also the coordinator of the Central European sub-region of the Catholic Biblical Federation. Father Patrașcu, it is with great pleasure that I give you the floor. Penso che parlerà in italiano, padre Patrasco, allora a lei la parola con molto piacere. Grazie Amal per la presentazione e per la così introduzione a questo incontro. Saluto anche io a tutti. Welcome to all from the whole world who are with us. I will speak in Italian because it's easier for me and because the accordance between us. Allora, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono da tutte le parti. Voglio presentare così in poche parole questa sottoregione abbastanza vasta e molto composita, variopinta da tutti i punti di vista. La regione centrale orientale della Federazione Biblica Cattolica per quanto riguarda la zona Europa è composta da 15 paesi: l'Austria, il Belgio, Croazia, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, la Lituania, l'Olanda, Polonia, la Romania, la Russia, la Serbia, la Slovacchia, la Slovenia e la Svizzera per quanto riguarda la lingua tedesca. Praticamente quindi sono 15 membri pieni, full members, e 10 membri associati nella nostra sottoregione. Sottoregione che vede dei paesi dal punto di vista della pastorale biblica molto più, diciamo così, sviluppati, come la Germania, per esempio, che ha una struttura molto, molto grande, per quanto è un'esperienza altrettanto, per quanto riguarda la loro pastorale, poi l'Austria, la Svizzera e altri paesi con diciamo situazioni pastorali dal punto di vista della pastorale biblica abbastanza crepuscolari, per dire così, nel senso che sia per la carenza dei preti o del personale, sia per diverse altre situazioni di tipo magari culturale, magari anche per il secolarismo, si vedono un po' così poco sul panorama della nostra sottoregione. Poi ci sono altri paesi, diciamo, preponderantemente dalla parte dell'est, dove questa pastorale biblica fa magari non proprio i primi passi, ma comunque all'inizio, come sono i paesi della zona, diciamo, dei paesi ex comunisti, tenendo presente che per esempio la Polonia è fiorente da questo punto di vista, e ve ne parlerà Marcin questa sera. Praticamente questa sera noi vogliamo presentarvi la nostra sottoregione soprattutto da questa parte, da questo punto di vista della nostra zona, cioè dal punto di vista dei paesi, diciamo così, alcuni dei paesi che vengono dal dopo comunismo, come per esempio la Croazia, la Russia, la Polonia e la Romania.
Quindi stasera vi presentiamo così, semplicemente ciò che cerchiamo di fare con tutti i problemi che ci sono nei nostri paesi. Beh, io spero che possiamo fare magari un'altra volta, avere magari un'altra volta l'occasione di entrare nei dettagli di quei paesi di cui parlavo prima, che hanno un'esperienza molto vasta per quanto riguarda la pastorale biblica. Tutto sommato, così questa nostra sottoregione, ripeto, molto variopinta dal punto di vista politico, dal punto di vista ecclesiale, dal punto di vista delle relazioni tra noi, molto, anche molto ampia dal punto di vista del territorio, se parliamo, se pensiamo che in questa nostra sottoregione, compresa anche l'Olanda, magari anche i paesi, diciamo, tipo Lituania, e anche i nostri paesi così, la Russia, non, per non dire la Russia quanto sia vasta. Quindi, così, in maniera così semplice, vogliamo dare qualche spunto o comunque qualche dettaglio non molto tecnico, ma che possa permetterci di avere una qualche idea su ciò che la nostra sottoregione, da questa parte, diciamo così, cerca di fare nel campo della pastorale biblica. Così presento e così introduco e do la parola alla dottoressa Malche che introduca il primo relatore. Grazie. Grazie a lei, padre, per questa introduzione che ci introduce a tutto il nostro incontro. E now our next speaker is Father Marcin Jeleński. Father Jeleński from Poland. He was ordained priest in 2002. For 2 years, he was involved in parish ministry in Lublin. From 2004 till year 2008, he attended the Pontifical Biblical Institute in Rome, where he obtained his master's degree in biblical studies. He is preparing his doctoral thesis at the Pontifical Gregorian University. He works at John Paul II Catholic University of Lublin. He is also involved in several biblical and pastoral projects as a vice president of National Biblical Movement and is a member of Catholic Biblical Federation as a delegate of the Polish Bishops' Conference. Father Jeleński will speak about the situation in Poland. Mi sa che padre Marcin parlerà in italiano, e quindi a lei la parola, padre. The floor is yours. Grazie. Un caro saluto a tutti. Grazie per questa introduzione. Sono lieto e orgoglioso di poter dire qualche cosa sulle nostre iniziative e progetti che abbiamo in Polonia, perché ultimamente sperimentiamo una certa crescita, una certa fioritura di varie iniziative. Questo ovviamente è legato un pochino con il contesto storico, perché durante il comunismo non era possibile né organizzare questo tipo di pastorale né stampare i libri, allora abbiamo dovuto accettare queste limitazioni. Però dopo il 1990, dopo la caduta del comunismo, certe cose hanno cominciato a svilupparsi. Il movimento biblico, la lettura della Bibbia era presente però anche durante il periodo del comunismo. Qui vorrei ricordare un nostro professore, il professore della nostra università cattolica, che ha organizzato un movimento pastorale che si chiamava Oasi, la Oasi, un movimento che si basava principalmente sulla Bibbia, per bambini, per adolescenti, anche per le famiglie. Tutto quello che facevano era legato con la Bibbia, con la lettura della Bibbia. Allora, queste radici bibliche sono per noi molto importanti. Vedete la presentazione? Io parlerò un po' a nome del movimento biblico di cui sono il vicepresidente. Questo movimento è stato fondato nel 2005, ha come patrono ovviamente Giovanni Paolo II, che durante il suo pontificato, scrivendo
l'enciclica Dives in Misericordia ha un po' stupito i biblisti perché ha cominciato a spiegare certe parole, certi concetti ebraici. Questo movimento ha il proprio statuto, è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Polacca, che è importante perché così anche possiamo qui operare a nome dei nostri vescovi. Un momento importante per questo movimento è il documento del Benedetto XVI, Verbum Domini, dove si parla molto della Bibbia nella vita pastorale, e questo documento, diciamo, è stato un punto importante, un momento di svolta storica, perché poi tutti i progetti nostri sono stati accettati. Praticamente dal 2010 possiamo fare in modo libero, anche con, diciamo, placet dei nostri vescovi, varie cose a livello diocesano, anche nazionale. Il nostro movimento ha la sua struttura, cioè c'è un moderatore in ogni diocesi, e questo è importante perché c'è sempre un responsabile davanti al vescovo, davanti al movimento, che cerca in qualche modo di moderare queste iniziative bibliche. Soprattutto dovrebbe pensare a incontri biblici nelle diocesi. Qui parliamo delle varie scuole bibliche, concorsi biblici, corsi biblici. Si parla di questa pastorale che, diciamo, è impermeata della Bibbia. E qui una cosa molto importante è la formazione biblica, intesa in modo molto vasto, del clero, ma anche dei laici. Vi vorrei presentare alcune iniziative prima a livello nazionale. Abbiamo una cosa che si chiama, diciamo, lettura nazionale della Bibbia. In Polonia ogni anno si sceglie un libro preso dal nostro patrimonio culturale, un libro importante. Abbiamo pensato anche di offrire ai nostri concittadini, ai credenti, anche un libro della Bibbia, un libro che viene, diciamo, letto per tutto l'anno. Cominciamo sempre durante la terza domenica di Pasqua questa iniziativa, e prepariamo anche i documenti, cioè noi si annuncia che questo anno leggiamo per esempio il libro, il Vangelo secondo Matteo, e poi su alcuni siti ci sono vari materiali che cerchiamo di pubblicare ogni settimana, dove c'è il testo, la spiegazione di questo testo, cose teologiche, il contesto, poi vari rapporti con la cultura, il cosiddetto Wirkungsgeschichte, i padri della Chiesa, poi altre cose che si possono leggere per approfondire ancora questo brano, questo testo. Allora vogliamo dare in questo modo la possibilità di studiare un libro seguendo un certo ritmo per tutto l'anno. Con questa lettura nazionale della Bibbia legata alla domenica biblica, alla settimana biblica, che suona un pochino come la settimana biblica che c'è in Italia, però questa nostra settimana biblica è, come dire, prettamente pastorale. Cioè, durante questa settimana noi prepariamo un set di testi, di omelie, di catechesi, di lezio divina, di vari momenti di riflessione, anche via lucis biblica, per dare la possibilità, diciamo, alle parrocchie di organizzare qualche cosa. Facciamo questo praticamente dal 2009, allora questo anno ci sarà la 13ª edizione di questa settimana biblica. L'idea era questa: siccome noi abbiamo Corpus Domini, poi con tutti i festeggiamenti che lo seguono, si voleva fare anche una giornata, una domenica particolare dedicata a Verbum Domini, non soltanto un giorno, ma anche, diciamo, una settimana. E in varie parrocchie, in vari modi si cerca di celebrare questo evento. Ovviamente ci sono celebrazioni centrali a Cracovia, qui un anno siamo riusciti a invitare anche, diciamo, il nostro primo ministro che ha letto la prima lettura. Un'altra cosa che è importante per lo sviluppo di questa pastorale biblica è il coinvolgimento dei sacerdoti. Per coinvolgere i sacerdoti bisogna cominciare dai seminari. Per questo abbiamo un concorso biblico per i seminaristi,
che funziona praticamente dal 1970, però noi come movimento biblico abbiamo cominciato a organizzare questo concorso praticamente da 2015. Come vedete, qui ci sono rappresentanti di vari seminari. In Polonia ci sono 100 seminari diocesani e religiosi. L'anno scorso, 2 anni fa, hanno partecipato 53 seminaristi. Allora, un numero grande. Io organizzo questo concorso, sono responsabile. È davvero una iniziativa interessante, perché alcuni di loro hanno già cominciato a studiare la Bibbia, hanno cominciato a un po' organizzare questa pastorale, perché qui bisogna coinvolgere sia i sacerdoti, che poi studiano apposta la teologia per spiegare la Bibbia, ma anche i laici, che sono molto importanti. Anche in Polonia il numero dei sacerdoti comincia a scarseggiare, diventa sempre più piccolo, e qui i laici sono importantissimi. Qui nel 2019, due di loro, di questi i ragazzi che hanno, diciamo, vinto, il vincitore, poi quello che ha preso il secondo posto, sono stati in Terra Santa, abbiamo offerto a loro questo pellegrinaggio, grazie anche ai nostri sponsor. Poi abbiamo il sito del nostro movimento biblico, dove cerchiamo di mettere le omelie bibliche, lezio divina per ogni domenica, e poi anche sotto vedete, qui ci sono i materiali per la lettura nazionale della Bibbia. Qui leggiamo, se vogliamo possiamo leggere, analizzare il Vangelo secondo Matteo. Ogni settimana mettiamo un po' di materiale. Vi parlavo dei laici, che sono veramente importantissimi. Nella mia diocesi, ma anche in alcune diocesi della Polonia, ci sono corsi di formazione biblica. Cioè, noi abbiamo una situazione abbastanza felice, perché qui c'è un istituto biblico, ci sono alcuni sacerdoti che hanno studiato la Bibbia, allora abbiamo, diciamo, lo staff veramente di buon livello. I laici possono, ma anche la suore, ma anche alcuni sacerdoti, possono studiare per 3 anni, e si studiano qui, diciamo, le cose introduttive, le cose teologiche. Il terzo anno sono, diciamo, varie cose, vari temi che vengono spiegati in modo sistematico. Il primo e il secondo anno sono più o meno sempre le stesse materie. Il terzo anno, diciamo, si può frequentarlo anche fino alla fine della vita, perché sempre ci sono le cose nuove. Una cosa importante per noi, anche preziosa, è l'Università Biblica Televisiva. Qui vedete sul sito alcune registrazioni, ne abbiamo fatte 115, ci sono diverse cattedre, 5, anche 6 qualche anno, dove si spiegano il Pentateuco, i profeti, i Vangeli, cose legate con, insomma, testi difficili della Bibbia, varie cose che permettono, varie, diciamo, puntate, varie materie. Qui si può approfondire un po' la conoscenza della Bibbia. Tutti quelli che insegnano sono anche, diciamo, insegnanti della Bibbia. Qui vedete me e il mio amico Martino, che ora è diventato membro della Pontificia Commissione Biblica, dove spieghiamo un pochino cosa significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ci sono anche le meditazioni dei testi liturgici domenicali. Ogni venerdì, da 2010, prepariamo una meditazione che dura 45 minuti, c'è la possibilità di fare le domande. Questo, diciamo, è il nostro contributo per far vivere meglio la liturgia della parola. E qui ci sono invece il Vangelo del giorno, parole di vita, possiamo chiamare questo così. Diversi sacerdoti, anche le suore, anche i laici, spiegano la Bibbia, cioè il Vangelo del giorno, un breve commento che dura 5 minuti. Queste sono le nostre iniziative. L'ultima cosa, e questa è una bella sfida per noi, si sta pensando ora a questo, e, diciamo, questo progetto sarà un pochino il mio bambino. Vogliamo preparare un'applicazione che prima, diciamo, sarà un aiuto soprattutto per i sacerdoti, ma anche per i laici, nel contesto delle letture domenicali. Cioè, vogliamo preparare un'applicazione dove qualcuno
può approfondire un po' tutti i testi biblici, vedere un po' il background, vedere un po' temi teologici, spiegazione di alcune cose difficili, dove ci saranno alcuni testi che si possono collegare con questo testo biblico, diciamo una specie di attualizzazione di questo messaggio, dove ci saranno i padri della Chiesa, varie diciamo, materie che permettono di studiare meglio la Bibbia e anche di venire anche alla messa, diciamo, preparati meglio. Perché poi questa pastorale biblica, alla fine, la vogliamo unire in modo forte con l'Eucaristia, perché anche l'Eucaristia per sua natura, diciamo, due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Allora noi cerchiamo anche in qualche modo di facilitare la comprensione del messaggio biblico. Quest'anno vogliamo cominciare, precisamente comincia da domani, perché abbiamo già un po' di fondi per creare queste applicazioni, e poi si spera di creare contenuto nell'arco di 3-4 anni, così tutti i testi biblici, liturgici, saranno, diciamo, spiegati, e questo sarà, crediamo, un bel aiuto per tutti quelli che vogliono studiare la Bibbia. Questa è la mia presentazione, ringrazio della vostra attenzione. Grazie a lei, padre, veramente delle attività molto variegate e interessanti. E thank you very much for this speech, for your introduction to your activities in Poland. And now we come to our next speaker, who is Father Giorgica Pardon. Father Pardon is from Croatia. He was ordained priest in 1995. He obtained his doctorate at the Catholic Theological Faculty of the University of Zagreb in 2017. He works at the Catholic University of Zagreb and teaches integral ecology. Father Pardon will speak about Croatia. He will introduce us to the situation of their activities and their work in Croatia. So with pleasure, I give the floor to Father Pardon. Please, Father. Thank you, Amal. Good evening to everybody who is listening to us, especially on social media. I'm coming from Croatia. It's a small country, and as you can see here, I'm coming from Osijek. It's in the northern part of Croatia. And I'm going to give you just a presentation of last year's activities in our Croatian Catholic Biblical Work. So Croatian Catholic Biblical Work actively is a part of Croatian Church almost 20 years. Most of participants and members of Croatian Catholic Biblical Work are professors of Bible and other Bible sciences all over the Croatia. Most of them are from Zagreb, and some of them are coming from Split, and part of members of Croatian Catholic Biblical Work are from Sarajevo, because Bosnia and Herzegovina is also part of Croatian Catholic Biblical Work. So, in our country, we have also in all over the world a COVID situation, and last year was a COVID-19 year. But we were also shaken by the earth. So earthquakes happened two times, very strong in Zagreb, and most of churches, here is the church in Zagreb, and here is the cathedral without a towers,
and most of the churches in the area of Sisak, Petrinya and Glina were damaged, and it was a very horrible year for us, and it affected our work in biblical pastoral. So I'll give you some presentation of last year, because a lot of activities were online because of COVID situation, and regular meetings that we had in our parishes stopped. We couldn't reach people, but a lot of biblical activities were online. So we had e-spiritual exercises. Last year it was made an application for mobile phones. During the Lent season and during the Advent, every day thoughts from the Bible and everyday preaching was available for those who were using this application. It was about 5,000 people who were using that application. And as you count, Croatia is not a big country. It's about 4 million people. So 5,000 believers were actively involved in these online spiritual exercises. For young people, we have Under the Fig Tree. It's a program which is consisted of daily commentary of biblical readings. A lot of people, lay people and priests, were recording 5 minutes broadcast, and they commented daily biblical readings. During the COVID time, it was very important to have a spiritual and biblical food for most of young people. Younger priests are very involved in this project, and it is very, very big, and it is evolving every day. More and more young people are approaching to video materials on Facebook, Twitter, Instagram, and also other social media. There is another web page, which is Faith and Deeds. Sunday readings are commented on that web page, and some of us are writing, so you can choose between 3 and 4 commentaries every Sunday, and it is very, very nice, and it is very accepted. There are a lot of other activities which are online, and it would be pretty long time needed to show them all. And during the seas, or easier times, we celebrated 1,600 years of Saint Jerome. We believe that Saint Jerome is born on Croatian soil, and somewhere between Pannonia and Dalmatia, people from Split, they believe it was nearby the Split, and people from Zagreb believe it was nearby the Zagreb. Anyhow, in Zagreb and in Split, there were two symposium which professors of biblical sciences and of patristics were talking about the significance of Saint Jerome for the biblical work. And
the program on both symposia, it was very, very good, but there was no a lot of public because of the COVID situation, both in Split and in Zagreb. But it was broadcasted online on YouTube and on Facebook, and it was very good presented in Jerome's life. And usually our community of biblical work has once a year a symposium on one theme from the Bible. This year it was a year of biblical wisdom. So we had in Zadar on the Adriatic Sea, as you can see here, on the Adriatic Sea, we had a symposium. There were nine of us who were there live, and six members of Biblical Work were online. Students of Zadar University, they were attending these lectures for 2 days, and it was very nice to meet in these heavy times and difficult times for us, especially for us biblicists, biblical workers, and to discuss what we could and what we can do in the future. And as usually, we have our biblical magazine, Bible Today. This year, it was 4 issues of the Bible Today on some topics which are important. And one was about the 1,600 years of Saint Jerome, and about the year of God's word. The other one was about sickness and health in the Bible, and there was another topic, it was dreams in the Bible. So we are trying to cover topics which are interested in these times, and which is important to pass through the problems. So Saint Jerome was not born in Osijek, but he was born somewhere in the between, on the border between former Roman parts of Pannonia and Dalmatia, somewhere there. But nobody knows where is the ancient city of Stridon, where he was born. But we believe and we take Saint Jerome as our saint, and I hope Croatian people will take more serious the biblical pastoral work because of Saint Jerome. We prayed Saint Jerome to help us in our work. So that would be all from Croatia. I hope you get a picture of what we are doing. And a lot of activities were poor, and some of activities were intensified during this COVID time. And I hope we will go on and better after this COVID time will pass. And I hope it will be better for us, better situation. Thank you for listening.
Thanks to you, Father Pardon. Yeah, it's the time, it's COVID time, and all is online. The situation is very difficult, but we are hoping it will get better really soon. With this vaccine, hopefully it will. So the next intervention will be delivered by Father Dariusz Pielak. Father Dariusz is a priest of the Society of the Divine Word. He was born in Poland, and he entered the seminary in 1995 and ordained priest in 1994. He worked in Spain, Uruguay, and Argentina. In 2000, he obtained licentiate in biblical theology at the University of Comillas in Madrid. Since 2003, he has been working in Russia, teaching New Testament at the major seminary in St. Petersburg, and as a parish priest in the parish of St. Olga in Moscow. So Father Pielak will introduce us to the situation in Russia. Now, with pleasure, we will hear the intervention of Father Pielak. The floor is yours, Father. Thank you. I'm not representing the any kind of full member of this of the Federation. I'm representing my own society of the Divine Word, and we are associated member of the Federation. I can talk a little bit about the biblical pastoral in Russia, but I'm not exactly the proper person. After the times of communism, a lot of people, if we can talk about a huge church, we are not a huge church here in Russia. We are about 200 parishes. So it's like half a diocese in European, of one European big diocese. Many of these parishes are small, quite small, about maybe 30, 50 persons active in the parish. The small church is quite active. So we have, for example, especially initiatives of some congregations or some priests, for example, an everyday biblical commentary to the lectures, my parish make of this sound files. It's very interesting. But I try to share an interesting initiative, the Year of the Mother of the Word, but I'm trying to share it, but I can't because I have. If Father Jan can help me, I'm trying to put video file. I have only share screen and share video file. Mm-hmm. So I will talk about it. So it's a pity, but it's not possible. So maybe I will share. It's like only one example of any kind of activity I want to share and tell about it. So my own dream was to join the biblical pastoral and the Marian devotion.
because I think that the popular religiosity needs evangelization. It needs more catechesis, illumination from the part of the Word of God. And from the other side, the Bible needs more popularity. So the popular religiosity should be more biblical and the Bible should be more popular. And I was looking for any kind of opportunity for it. And it came about 2 years ago. One parish of mine came from the Holy Land and told that in Nazareth, in the Basilica of Annunciation, there are copies of the images of the Virgin from different parts of the world, but they are not the copy of from Russia. So starting with that point, I told with my bishop, and we prepared materials, catechetical materials, to prepare, just not to put this copy there in Nazareth, but to try to leave this event in more spiritual way. So we prepare a material in the sense of the Word of God, because in Nazareth the Word became flesh. So the image for this year was chosen. This is an icon of the Lady, Our Lady of Fatima, and it is near St. Petersburg. Because in Russia we have not any Catholic image with historical veneration. So the bishops chose this image, and this image make a peregrination, we can say, to every family. So we send it one copy of the icon and one booklet with the catechetical material, and we called it the Year of the Mother of the Word. But the catechetical material is not focused on the on the Virgin Mary, but on the Word of God. So it's like to read the Bible together with the Virgin Mary, but without concentrating ourselves on her person and on the Mariological texts of the New Testament. So we chose for this material what the Pope Benedict in Verbum Domini calls the Symphony of the Word. So the first day, the people used to take the icon on Sunday, and then they start like home services during 1 week. The first day is like to say welcome to the Virgin in the sense of the visitation to Saint Elizabeth, when the Virgin brought joy of the incarnate Word to the house of Saint Elizabeth and Saint Zacharias. And then we have five aspects of the Word of God in the creation, and the theme of ecology, the Word of God in the eternity of the Father of the Trinity, and the theme of the human relations, the incarnate Word of God and solidarity,
the Bible and our reading of the Bible and the preaching, but widely understood. So it's not only what the priest used to preach in the church, but the preaching like a human, like a Christian formation. And then last day is dedicated to the any kind of decision. So the people must take the decision. They will, for example, read the Bible 15 minutes every day during 1 year, or they will do Lectio Divina before every Sunday Mass, something like this. we started on the Feast of Annunciation 1 year ago, and we are finishing now. But we can finish like we expected to do it, because we expected to go to Nazareth and put the copy there of this icon. But because of the pandemic situation, the bishops decided to change it for the next year. But it should be this day, this very day of the Annunciation, when the Word becomes flesh. And also we proposed, excuse me, we propose, the bishops of Russia send it a petition to Vatican to introduce a new feast, the Feast of the Mother of the Word. And the proposal was to establish this feast on 26th of March, because the Feast of the Annunciation, the 25th, is not a Mariological feast, is the Feast of the Lord, of the Incarnation. So there was an expectation that some arguments will be strong enough to introduce a new feast. Like, for example, we have a Pentecost, and the Monday after Pentecost, the Mother of the Church, or we have the Exaltation of the Cross, and the day after, the Mother of Sorrows. So in the sense of the Word of God, we expected to introduce this new feast of the Mother of the Word, but the Vatican said that it's not necessary for the moment. They also sometimes change their mind. And we proposed also to introduce this invocation, Mother of the Word, to the Litany of Loreto, but the answer was the same. And there is one interesting initiative. We want to create the Russian Catholic Association, Russian Biblical Catholic Association. We have not enough prepared specialists, like in another country where only somebody with licentiate can take part of this kind of organization. I think that we are 4 or 5 persons only here with any kind of biblical education, even on the most humble level. But we proposed to accept everyone who want to join this. So we have an idea to make this sections, theological section. In this theological section, we will accept every person who has basic theological education. So, for example, somebody finished the seminary or 4 years of theology, and the other part, the pastoral section, is for the people
who are interested in the Bible. So any kind of person who are attracted by the Bible can join this association. Now the bishops are working on the project of the first statue, and it's all I wanted to say. Thank you. Thank you very much, Father Pielak. It was interesting. I just wanted, maybe I can make a question. I don't know if there are joint activities with the Russian Church on pastoral themes. Sometimes we have something, especially for example, when we have in the publishing of the books, for example, but even we don't publish together, but we used to invite Orthodox some somebody from Orthodox Church to for the presentation of any kind of books, for example, dedicated to the Bible, or they invite to us. For example, they published a book on the liturgy of Joseph Ratzinger. So they invited also us. And then there was a project of the biblical works. So they are Protestants, but they invited for the in second edition of the Bible, they invited also another confessions. So we have some possibilities to interact, but the Bible is not also, I can say, maybe I'm wrong, but is not very, very popular in the Orthodox Church. Yes. Okay. Maybe the theology is more attractive for something like biblical movement. I'm not very happy of the level of this biblical movement in the Catholic Church too. You know, we are talking here saying that everything maybe is we are doing so much, but we when we go to the to a simple parish, maybe it's not so strong in our okay. church. So it has to be I mean, there are lots of work to be done, a lot of work still to be done. Maybe yes, alone yes, and then together, who knows. Anyway, thank you very much for this introduction to the situation in Russia. It was anyway very interesting. And now we come to our next and last speaker, who is again Father Patrashku, who will this time introduce us to the work done in Romania and to the situation of the pastoral work in Romania. I introduced him already. Thus, I will give him the floor directly. Allora, lei la parola, padre, penso che parlerà di nuovo in italiano. L'ho già introdotta, perciò, ecco, sì. La parola è sua. Grazie di nuovo. Cercherò di fare una sintesi di una situazione alquanto complessa, qual è quella della Romania, visto che abbiamo qui, dal punto di vista ecclesiale, 6 diocesi latine, altrettante 6 bizantine, con tutto ciò che comporta dal punto di vista dell'approccio alla Bibbia, soprattutto per quanto riguarda le diocesi e le parrocchie di rito bizantino che portano avanti la tradizione orientale liturgicamente, anche dal punto di vista, diciamo così, della catechesi e robe varie. Allora, quindi c'è questa situazione abbastanza complessa perché, già lo dico dall'inizio, è difficile parlare con loro o tra
le diocesi latine e quelle bizantine, di un progetto comune di pastorale biblica, per esempio. Poi c'è l'altro aspetto, anche all'interno della Chiesa Cattolica Latina, ci sono almeno due, diciamo così, per non dire tre, situazioni di fatto dal punto di vista della pastorale. Cioè, ci sono le due diocesi quasi gemelle, quella di Bucarest e quella di Iași, che hanno un loro progetto, o comunque un loro modo di fare. Poi ci sono le altre diocesi dell'ovest della Romania, tipo Alba Iulia, Timișoara e Oradea, che sono più vicini al contesto, diciamo così, di lingua ungherese, anche di cultura ungherese o tedesca pure, e che hanno un loro modo molto diverso da fare. Questo dovuto anche alle situazioni, diciamo così, di fatto delle loro parrocchie e del loro modo di vivere la fede. Allora, così sinteticamente, siamo in questa diciamo situazione, parlando anche dal punto di vista della conferenza episcopale, non è per niente facile trovare delle linee, diciamo così, comuni. E della la sfida che ormai dico da tanto tempo, è che devo dire che ci sono dei segnali positivi, che però bisogna prendere con molta calma e con molta pazienza. Torno adesso alla situazione così della pastorale biblica, che bisogna riconoscere che la nostra pastorale, diciamo così, anche ecclesiale, in un ambiente alquanto normale, è iniziata appena dopo gli anni 90. Anni 90 che hanno portato alle parrocchie, alle diocesi, anche problemi veramente grandi, nel senso che bisognava ristrutturare tutto, dal punto di vista delle strutture, a livello delle curie. Poi a livello parrocchiale, non essendo alcuna struttura se non la chiesa e la canonica, bisognava costruire tutto. E sto dicendo questo giusto per poter inquadrare che la pastorale, per poterla fare, aveva bisogno di alcune strutture. E allora la pastorale biblica, praticamente ai primi passi nella nostra diocesi, almeno per quanto ne conosca io i dettagli, è parte da un progetto comune tra le due diocesi, diciamo gemelle, che parlavo prima, che hanno, negli anni, fine anni 80, avevano mandato due preti per prepararsi a Roma in vista della traduzione della Bibbia. E questo lo dico perché è difficile fare pastorale biblica senza avere il testo di riferimento, il testo biblico di riferimento. Iniziativa che poi praticamente trova una specie di esito proprio nel 1990, quando i due tornano, ma sono subito straincaricati di cose in seminario. I corsi, il seminario di Iași, che veniva subito popolato, tant'è che nel 94, tra il 94, nel seminario maggiore c'erano quasi 200 persone, e poi in quello minore altrettanti. Quindi questi due biblisti sono stati quasi sopraffatti dal lavoro, per non dire che uno di questi veniva incaricato anche a fare il direttore, prima del minore e poi del maggiore, e che doveva fare pure rifare il seminario con tutte le strutture. Chi siete stati a Iași avete visto che è grosso il seminario, ma è stato fatto partendo dal 94 in poi. Allora, in questa situazione, la traduzione della Bibbia, iniziata da questi due, ha trovato abbastanza poco tempo per essere fatta. Poi, inoltre, oltre a questo, nel 97 uno dei due muore, quindi la traduzione della Bibbia si blocca. Vado a passi veloci. Il primo testo biblico tradotto nella nostra Chiesa, diciamo, per la lingua rumena, per i cattolici di lingua rumena, arriva appena nel 2002,
con il Nuovo Testamento, seguito poi nel 2005 dai Salmi. Per cui non c'era se non questi testi. Noi usavamo i testi delle Bibbie protestanti, così, senza grandi, diciamo così, slanci, ma c'era qualcosa. Poi praticamente la traduzione della Bibbia l'abbiamo completata appena nel 2013, quindi nemmeno 8 anni da quando abbiamo il testo di riferimento, con altre poi 2 edizioni e quest'anno la seconda edizione, cioè rivista. Allora, questa è la storia della Bibbia nella nostra diocesi, ma anche per le altre, perché vale il testo che abbiamo pubblicato vale anche per gli altri. In base a questo bisogna dire poi che appena nel 2005 è finito il primo sinodo diocesano, che ha, diciamo così, iniziato a mettere le basi delle strutture diocesane per le diverse aree di pastorale, anche quella biblica. Appena dopo il 2005 abbiamo a che fare con l'ufficio della pastorale biblica. Tra l'altro, nel libro che ha seguito poi il sinodo, è l'unico ufficio, diciamo così, curiale che non ha trovato spazio a essere nel libro, l'ufficio per la pastorale biblica. Poi l'intervento del vescovo comunque ha messo su questo ufficio. Vengo così nel 2013, quando è stata pubblicata questa Bibbia, e allora in seguito a questo possiamo parlare di una pastorale, diciamo, più consistente. È vero che i diversi religiosi che sono venuti dopo il 90 hanno iniziato hanno fatto diverse iniziative bibliche, per esempio i Verbiti o le Suore Notre Dame de Sion o i Carmelitani o diverse altre congregazioni che nelle diverse attività che facevano avevano anche questa apertura biblica. Poi anche le case editrici hanno avuto il loro ruolo. Dopo il 2013 abbiamo, almeno nella nostra diocesi, adesso sto vedendo anche nella diocesi di Bucarest e piano piano anche quella nell'eparchia greco-cattolica di Cluj, diverse iniziative a stampo biblico, per dire così. E allora si sta cercando di fare qualcosa, ci sono i corsi per i lettori o per gli animatori biblici, ci sono diversi incontri di lezione divina, noi abbiamo anche una cosa, diciamo, sistematica a livello della diocesi ormai da 4 anni, i corsi dei lettori ormai siamo al 7° anno dove la parte biblica è veramente consistente. Personalmente ho fatto anche diversi materiali biblici, non da solo ma in collaborazione con gli altri. Per esempio c'è una videocatechesi con un set di videocatechesi bibliche su Genesi 1 e 3, poi c'è anche la traduzione del videocatechesi della conferenza episcopale americana, comunque degli americani, sulla Bibbia e i sacramenti e così via, diverse altre iniziative diciamo bibliche, ma ristrette, perché non essendo in tanti a lavorare è difficile da solo portare tutte queste iniziative. Comunque ho fatto poi nel 2013 un sito per l'ufficio della pastorale biblica, dove ho messo tutti i materiali, diciamo così, le encicliche bibliche, le motu proprio o diversi documenti di pastorale biblica, anche quella dell'America Latina, orientamenti per la pastorale biblica. Comunque è una specie di fonte dove chi vuole può attingere. Poi ho fatto un sito anche per la Bibbia, c'è anche l'applicazione che puoi scaricare sul telefonino, anche sul computer offline, il testo della Bibbia che abbiamo pubblicato, e devo dire che soprattutto il sito, ma anche l'applicazione, è veramente, veramente consultata da tantissimi. Per esempio solo questo mese sono più di 5.000 accessi IP, cioè non se uno magari entra 5 volte al giorno lo si conta, no, se entra più volte lo si conta una volta. Ma sono delle fonti che ho messo. So che anche nella diocesi di Timișoara
c'è l'ufficio o comunque l'associazione lì biblica che sta lavorando, però anche là con abbastanza difficoltà, perché sono in pochi a lavorare, a proporre iniziative bibliche. Devo anche dire che i vescovi, vuoi per le diverse cose che dovevano fare, vuoi per tanti altri motivi, la pastorale biblica la considerano così qualcosa, almeno è la mia percezione, qualcosa di marginale, non ha tanta consistenza, almeno per quello che vedo io. Sì, quando vado e parlo con loro, mi dicono tutti sì, è importantissimo, bisogna fare, fai qualcosa che io ti sostengo, o ti appoggio, ma poi di fatto bisogna lottare da soli. Avremmo degli altri biblisti, ma chi è impegnato nell'università, chi è impegnato nella pigrizia, e così bisogna portare avanti quello che si può. La situazione è un po' così. Dicevo, nell'ambito della Chiesa bizantina, comunque dei cattolici bizantini, a parte Cluj, non ho conoscenze, non ho informazioni che, a parte le iniziative così sporadiche e piuttosto personali, non ho informazioni che si voglia implementare un progetto di pastorale biblica. Per me, personalmente, la grande sfida è creare all'interno della conferenza episcopale una commissione biblica. Non ce n'è, bisogna fare. Poi una cosa che aspettiamo che si realizzi è una collaborazione, diciamo, più pubblica con le società bibliche unite a Bucarest, con i quali poi magari cercare di implementare diverse iniziative di pastorale biblica. Ci sarebbero diverse altre cose da dire, ma tutto sommato questa è la situazione. Non dico che siamo proprio agli inizi, ma comunque i passi sono abbastanza corti, o per dire così, timidi. Adesso spero che quest'anno, se magari la situazione ci permetterà di fare il primo campo biblico con gli insegnanti di religione, vediamo se questo sarà possibile, e così dare l'avvio ad un'altra iniziativa di pastorale biblica. Grazie. Così. Grazie a lei, padre, grazie mille. Certo, i tempi nostri, quelli del Covid, della pandemia, non è che aiutano, certo che i passi sono corti o non si va avanti. Comunque c'è sempre molto da fare ancora e speriamo che la situazione migliori. Thank you very much again for your intervention and for the presentation of the situation in Romania, which seems to be very complicated, but COVID time is doesn't give us the right time or the right moment to work. Anyway, it seems we have no questions. So I would like to thank you all for your interventions and for your presentations. They were very interesting. And I will leave you the word. Maybe you would say a last word before we say goodbye to all our followers. Niente, grazie a tutti e buon lavoro a tutti e tanta pazienza. I would like to say thank you, Amal, for having us and for introducing us in our work. And I wish you and all the listeners and all my friends who are online a pleasant evening and good success in pastoral work with the Bible and according to God's word. So in this fragile world,
we have to give something which is steady and solid, so we can also lean on God's word, which lasts forever. Thank you. Thank you. Grazie infinite, anche io sono molto felice. Incontro bello, perché così anche possiamo scambiare un po' di esperienze e si impara. Questo sarà sempre un bel impulso per noi, per, diciamo, non rallentare, per andare avanti, perché la Bibbia è davvero importante, un fondamento solido della nostra fede. Allora, studiamola, cerchiamo di renderla più, come dire, una cosa domestica, una cosa che entra davvero nel cuore. Grazie a tutti, un piacere. Thank you, Amal, for the coordination. Thank you for this possibility of sharing. If we cannot meet each other, but in this electronic way, it's also most interesting, and we can do it without moving from our homes. So I suppose that I will participate now in meetings of our groups. I will be one of these 3 or 5 persons. We are there. Thank you a lot. Thanks to all of you for really being with us and for your work and for giving me this honor to host you in this session. Thanks to all, and have a good evening, you and all of our followers on social media. Thank you. Thank you. Thank you.